È fissata per metà marzo la data di riapertura della bretella dell'A19, il tratto di strada sulla SS640, chiuso da un anno e mezzo. Argomento questo di discussione maturato attorno al tavolo prefettizio al quale hanno preso parte il sindaco Giovanni Ruvolo, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, la presidente del consiglio comunale Leila Montagnino, il direttore dell'ANAS Eutimio Mucilli, i tecnici della CMC ditta appaltatrice e il direttore dei lavori Tonino Russo. Una lunga riunione accompagnata da un confronto tra prefetto, ANAS e CMC, nel corso della quale non sono mancate le scuse da parte di questi ultimi sui ritardi e i tempi incerti sulla consegna, dapprima ipotizzandone l'apertura per il mese di dicembre, poi per il mese di gennaio e adesso si pensa per la metà di marzo. Oggi abbiamo, almeno per quanto riguarda la committente della stazione appaltante ANAS, ha riportato quelle che sono state le valutazioni fatte, e cioè che la bretella cosiddetta si potrà aprire, penso, per metà marzo, anche se i lavori verranno completati prima, questo dipende dal contraente generale, però ritengo che quella possa essere una data di apertura. Abbiamo chiesto certezze sia alla CMC, che è il General Contractor, che all'ANAS, che è l'ente committente, questa volta sulle certezze delle date per quanto riguarda la consegna almeno di una prima parte dei lavori, che dovrebbe l'utilizzo, perché c'è una consegna, ci saranno i collaudi e ci sarà un utilizzo che il direttore regionale dell'ANAS ha individuato presuntivamente intorno alla metà di marzo. Speriamo, seguiremo e continueremo a seguire unitamente all'amministrazione comunale che tutto proceda e che questa volta non si accumulino per un motivo o per un altro ulteriori ritardi. All'ordine del giorno anche le opere di compensazione, quali il giardino della legalità di San Luca e il parco Balate Pinzelli. Durante il vertice sono state date delle sicurezze circa la loro realizzazione. Altri argomenti hanno riguardato le misure di compensazione, in particolare il giardino della legalità di San Luca, i cui lavori inizieranno praticamente la prossima settimana e saranno realizzati e quindi dati alla città nell'arco di 4 mesi. Abbiamo parlato anche del Parco Balate, della circonvallazione che affianca il Parco Balate, le misure di compensazione che riguardano il rifacimento del manto stradale. Anche queste opere saranno definite a breve, prossimamente. In particolare verrà fatta la posa del manto stradale in viale Stefano Candura a breve, e così come il rifacimento di alcuni tratti della città di Caltanissetta. Continueremo a sorvegliare, a verificare che queste date vengano rispettate, e che appunto la cittadinanza possa sentire riconosciuto un disagio che fino a oggi continua a sopportare.